Salve, sono John da Los Angeles, è il 2 marzo e sono le 11.45 del mattino e qui ne vedo due fianco a fianco, due scarafaggi, guardate qui. Gli aerei commerciali non fanno questo. Penso che stanno giocando lassù. È abbastanza difficile da vedere, maledizione. Cercate di osservare bene quello che vedete. Vediamo se lo abbiamo qui. Eccoli, questi idioti. Santa cacca. Ah, santo cielo. Ecco quello che si vede. È incredibile, lo sto riprendendo, ce l'ho. È incredibile. Santa cacca. Riuscite a vederlo? È incredibile, incredibile. È veramente una cosa strana. Incredibile. Ho aumentato il mio obiettivo giusto per avere una prospettiva migliore, ma abbiamo una risoluzione migliore. Molto meno di quella della ripresa. Qui abbiamo l'aereo che rilascia le scie chimiche che ho ripreso con una serie di scatti. Si riescono a notare le sfumature dell'arcobaleno su quelle cose che sta spruzzando. E ne ho filmate molte in questi giorni, tanti tipi, tutti differenti durante tutto il giorno senza mai fermarsi. Osservate questo aereo, non so se gli hanno adattato una tipologia di verniciatura o altro, ma questo aereo sparisce letteralmente. Ho fatto molti scatti, uno dietro l'altro, almeno una decina ogni volta, molto velocemente, clic, clic, clic. Osservate bene questo aereo che vi mostro in una serie di immagini. Potete anche notare da queste immagini che sono molto importanti perché si vede che spegne gli spruzzi. Molte persone dicono che si tratta di scie di condensa, ma queste non sono assolutamente scie di condensa. Non c'è nemmeno bisogno di discutere che sono scie di condensa perché si tratta semplicemente di campagna di disinformazione e le persone proprio non capiscono perché non hanno trovato il tempo per indagare. Ma quello che potete vedere adesso è che gli spruzzi si assottigliano un pochino sulle scie chimiche dietro all'aereo e vi mostro passo dopo passo una serie di scatti che ho fatto e vedrete lo stesso aereo che nel tempo diventa sempre più difficile da individuare e qui, come vedete, viene spento lo spruzzo e diventa completamente invisibile. Proprio qui si iniziano a vedere gli spruzzi che vengono chiusi. Appena arriviamo li vedrete. Ecco che vedete che ha iniziato a spegnere gli spruzzi. Già qui diventa difficoltoso vedere l'aereo. In questo caso si vede chiaramente che l'ampiezza della scia si assottiglia. Vedete le interruzioni che sono sempre di più. Guardate dietro che diventa sempre più sottile. Il fatto che ho fatto questi scatti è perché si vede sull'arcobaleno che si assottiglia e ci sono almeno altri 3 o 4 aerei in volo ad altezze diverse. Ma ho voluto scattare con il teleobiettivo per avere un ingrandimento dell'aereo che si vede a malapena. Potete vedere che appena sopra l'aereo a sinistra, sopra la scia, sta entrando in gioco un piccolo orb, ma vi mostrerò un esempio migliore di questi orb. Si fanno sempre vedere quando spruzzano. Qui vedete che l'aereo ha chiuso completamente gli spruzzi. Nel cerchio, sulla destra, si riesce a malapena ad individuare l'aereo, che adesso non è lontanissimo da me a questo punto. Tutto quello che vedete l'ho ripreso nel tempo di non oltre 45 secondi. E c'è ancora l'aereo dentro al circolo, sulla destra e sulla sinistra si vede quando è stato chiuso il sistema di irrorazione. Riuscite a vedere come diventa difficile individuare l'aereo? Ma continuiamo. Questo scatto, osservate, questo è un orb e questi sono ovunque quando faccio le riprese qui in Virginia.
In un altro video ne ho mostrato uno che non si vedeva nello spettro visibile, ma si vedeva chiaramente nello spettro aumentato della fotocamera col suo obiettivo. Per qualche ragione questi piccoli orb sono sempre attorno quando ci sono delle pesanti scie chimiche, non voglio dire sempre, ma molto spesso. Il cerchio vi mostra nuovamente l'aereo ancora chiaramente visibile. Sì, l'ho inquadrato bene. Se osservate, il naso è un po' brillante, ma subito dopo lo stesso naso diventa difficoltoso da vedere ancora. Ecco, qui c'è l'aereo, ma l'unica cosa che si riesce ad individuare è l'aletta di coda. Al centro del cerchio la cosa scura è l'aletta di coda dell'aereo. Tutto il resto è sparito completamente. È molto strano. E questo aereo non è lontanissimo. E sono passati solo 45 secondi di ripresa ed ecco che è invisibile. Se vado a zoomare si può vedere un po' meglio dove ha tagliato gli spruzzi là sopra. Comunque, chiunque vuole argomentare dicendo che queste non sono scie chimiche è semplicemente da una posizione di disinformato. Qui vanno in tandem. Sapete che cosa mi porta a filmare queste cose per tutto il giorno? Perché le riprendo? Faccio questo con molta frequenza, sempre, con la speranza di filmare qualcosa di insolito. Questa volta quando ne ho visti due insieme che venivano verso di me, molto vicini uno all'altro, come potete vedere in questo video, ho capito che qualcosa non funzionava e sapevo che dovevo riprenderli. Ho sempre pensato che fossero aerei, da sempre, ma quando furono proprio sopra la mia testa, come potete vedere nel video, ho visto che sono sfere, non sono aerei, non ci sono ali su queste cose, per niente, stanno solo spruzzando e per me questa è una prova per tutte le persone che parlano degli aerei che riempiono i loro serbatoi. E tutte queste cose vorrei sapere come fanno ad avere i serbatoi questi. Questi signori hanno tecnologie in grado di spruzzare per tutto il giorno. A me sembrano degli orb e credo che siano orb. Quando li ho visti ho pensato, oh mio Dio, lo sapevo e lo giuro sul mio cuore, viaggiano alla velocità degli aerei come questi che si incrociano. E quante volte ho pensato che fossero UFO, gente. Questo è importante perché questi signori sono qui. E non stanno facendo nulla di buono, non è affatto per i nostri benefici. Qui stanno impolverando i nostri raccolti ed oggi è veramente orribile. Non lo so, ma spero che la verità salti fuori, veramente. Qui stanno seminando le nuvole come in ogni nazione del mondo. Il mondo è nostro, un grande bozzolo di chimica e le persone non sanno assolutamente questo. Dovete uscire, dovete vederle, guardare il cielo, vedere questi signori al mattino cosa fanno lassù davanti ai nostri occhi.